vita. Tu a cosa pensi? Ad una nascita, magari a un documentario sulla natura, oppure magari alle emozioni negative e positive che possiamo provare nella nostra vita, no? Sai, c'è qualcuno che dice: la vita offre gioie e dolori. Quante volte hai ascoltato una frase del genere? In realtà non è che è la vita che ti offre qualcosa, ma è Dio Padre che ci ha offerto la vita e Lui ha deciso di darti vita e non lo ha fatto sicuramente per vederti soffrire. Sai, in Genesi 1,26, quindi nella sua parola c'è scritto: poi Dio disse, facciamo l'uomo. Quando troviamo nella scrittura questa parolina di tre lettere poi, vuol dire che dobbiamo un attimo capire quello che succede prima, perché se c'è un poi, c'è anche un qualcosa che è successo prima, no? Nella scrittura c'è scritto che all'inizio la terra era informe e vuota, ma non è che è lì che Dio ha deciso di creare l'uomo, perché mettere l'uomo in una situazione del genere sicuramente gli avrebbe creato difficoltà, sofferenze, invivibilità e quindi morte, perché non si può vivere in un luogo buio, senza luce, informe e vuoto. Invece Dio che cosa fa? Praticamente inserisce l'uomo quando già aveva completato il suo creato, quando aveva finito di completare il tutto, ecco che inserisce l'uomo. Dio, creatore, quindi prepara prima tutto e poi mette l'uomo al suo interno. Ed è possibile pensare che un Dio così meraviglioso, ma anche così meticoloso e preciso, no? Nel creare magari tutti i colori dei fiori, la complessità e la vastità degli animali. È impossibile pensare che un creatore del genere, un dio del genere, ti crea e ti lascia da solo. In questa settimana fai questa preghiera: Signore, ti ringrazio per la vita che mi hai donato. Io sono consapevole che tu potevi anche non farlo, ma se l'hai fatto è perché tu desideri che io non solo vivo, ma vivo bene. Digli: Signore, ti ringrazio per quello che mi doni e so che c'è anche di più, e aiutami a vivere secondo la tua volontà. Ciao.